Bentrovati amici del web, oggi Mauro mi chiede di affrontare una tematica molto interessante, cioè che cosa si può fare con la dieta per abbassare la pressione sanguigna. Vi ricorderete che abbiamo già fatto discorsi simili su cosa fare con la dieta per abbassare il colesterolo e che cosa fare per abbassare i trigliceridi, per cui con grande piacere discutiamo oggi di quest'altro elemento di rischio cardiovascolare che è l'ipertensione. Quando abbiamo parlato di colesterolo abbiamo visto come i tempi per poter osservare delle variazioni nella colesterolemia dopo aver cambiato dieta e stile di vita siano relativamente lunghi, di diverse settimane, perché la regolazione dell'omeostasi del colesterolo è un processo di lungo termine. Quando abbiamo parlato di trigliceridi abbiamo detto che le loro fluttuazioni sono assai più rapide e sensibili alla dieta rispetto al colesterolo e si possono osservare nel giro di giorni anziché di settimane. Ebbene, la regolazione della pressione sanguigna è qualcosa di ancora più rapido. Il nostro organismo dispone di meccanismi per regolarla nel giro non di giorni ma di minuti. Il controllore di questa regolazione a breve termine è il nostro sistema nervoso autonomo, il sistema simpatico e quello parasimpatico, i quali hanno effetti diretti sul cuore, aumentando o diminuendo la forza e la frequenza dei suoi battiti e sui vasi sanguigni, dilatandoli o costringendoli. Restringere i vasi sanguigni fa aumentare la pressione perché il sangue ha uno spazio più piccolo per circolare. Ora, su questa regolazione a breve termine la dieta non ha influenza, ma un modo volontario per influire sul controllo autonomico della pressione in realtà ce lo abbiamo ed è stato dimostrato più volte. La respirazione profonda e diverse tecniche di rilassamento hanno infatti l'effetto di promuovere la stimolazione parasimpatica e quindi di far abbassare la pressione del sangue di parecchi punti nel giro di pochi minuti. È una cosa che potete facilmente verificare anche voi: se misurate la pressione e poi vi sedete belli tranquilli, vi rilassate, fate 10 respiri profondi, provate di nuovo la pressione e vedete che è scesa. E questo vi fa capire anche che viceversa, chi è sempre stressato, nervoso, preoccupato, di fretta, eccetera, eccetera, ha una probabilità molto più elevata di avere problemi di ipertensione. Quando parliamo di alimentazione invece siamo nel campo dei meccanismi regolatori a più lungo termine, una regolazione che è sempre relativamente veloce ma non così immediata. L'organismo stesso ha a disposizione diversi importantissimi meccanismi anche per la regolazione a lungo termine della pressione sanguigna e lo fa innanzitutto agendo sul volume del plasma. Se c'è da alzare la pressione, un modo semplice per farlo è quello di aumentare il volume del sangue e questo si fa da una parte inducendo lo stimolo a bere e dall'altra riducendo la produzione di urina. E ci sono due sistemi ormonali che sono efficientissimi a fare questo. Il primo è l'ormone antidiuretico, vasopressina, che è rilasciato dall'ipofisi quando la pressione è bassa o quando il sangue è troppo concentrato e stimola il riassorbimento di acqua a livello dei reni. Il secondo è il sistema renina-angiotensina-aldosterone, cioè quando la pressione a livello dell'arteria renale è bassa, il rene rilascia renina, che se ne va in giro del sangue, attiva l'angiotensinogeno ad angiotensina, che a sua volta fa venire sete, fa restringere i vasi sanguigni e fa rilasciare l'ormone aldosterone dalle ghiandole surrenali, il quale aldosterone stimola il riassorbimento di sodio e di acqua a livello dei reni, e tutte queste cose insieme hanno un effetto molto potente di aumento della pressione. Viceversa, quando la pressione è troppo alta, il primo ad accorgersene è il cuore, che libera un ormone che si chiama fattore natriuretico, che blocca sia il sistema renina-angiotensina-aldosterone sia l'ormone antidiuretico, e quindi si produce un'urina più diluita, si dilatano i vasi sanguigni e la pressione di conseguenza scende. Anche i vasi sanguigni se ne accorgono e le cellule endoteliali cominciano a rilasciare tutta una serie di sostanze che agiscono promuovendo la dilatazione dei vasi sanguigni, e i più formidabili di questi vasodilatatori sono l'ossido nitrico e le prostacicline. Per inciso, lasciatemi anche dire che su tutti questi sistemi agiscono anche i principali farmaci antiipertensivi. Alcuni agiscono sul sistema nervoso autonomo come i beta bloccanti, altri sul sistema renina-angiotensina come gli ACE inibitori, altri ancora sulla forza di contrazione del cuore come i calcio antagonisti e altri sul volume del sangue che sono i diuretici. Allora, perché ho dovuto raccontarvi tutte queste cose? Perché ci servono per capire meglio adesso cosa possiamo fare con la dieta. Affinché questi sistemi regolatori che abbiamo menzionato possano funzionare bene, infatti, è necessario l'equilibrio di diversi nutrienti. Quelli che permettono la regolazione del volume plasmatico sono in primo luogo gli elettroliti e soprattutto il sodio e il potassio.
il sodio richiama acqua fuori dalle cellule e quindi fa aumentare il volume del sangue e la pressione, viceversa il potassio fa diminuire la pressione perché da un lato tira acqua dentro le cellule, dall'altro è indispensabile affinché l'eccesso di sodio possa essere eliminato a livello renale. Quindi sia l'eccesso di sodio sia la carenza di potassio, soprattutto in alcune persone geneticamente predisposte, hanno effetto antidiuretico e ipertensivo. Se le due cose vanno insieme ovviamente ancora peggio, ma ahimè questo è proprio quello che succede nella dieta della maggior parte degli italiani, che è ricchissima di sodio e marginalmente carente di potassio, una combinazione terribile per la pressione sanguigna. Ci sono altri due elettroliti che sempre per ragioni di equilibrio osmotici sono importantissimi per la regolazione della pressione sanguigna e sono il calcio e il magnesio. La carenza di uno o dell'altro sono tutte associate al rischio di ipertensione, quindi tenere sotto controllo il consumo di sodio, assicurarsi un buon apporto di potassio è un obiettivo chiaramente strategico e ne abbiamo già parlato in un precedente podcast di cui vedete qui il link. Assicurarsi un adeguato apporto di calcio è un altro obiettivo e anche di questo abbiamo già parlato in precedenza e vi do sempre il link. Invece il magnesio lo troviamo principalmente negli alimenti vegetali, in particolare noci e semi oleosi, molta verdura, i cereali integrali e alcuni frutti. Anche gli alimenti animali possono contribuire al nostro fabbisogno e l'alimento più ricco in assoluto sono le lumache di mare. Anche alcune acque minerali sono ricche di magnesio, per esempio la San Pellegrino. C'è poi un altro nutriente importante nella regolazione della pressione ed è l'aminoacido arginina, che è necessario per fabbricare quell'ossido nitrico che abbiamo detto prima viene prodotto a livello della parete delle arterie per dilatare i vasi sanguigni e quindi far scendere la pressione. Questo lo troviamo nella frutta secca e nei semi oleosi, come i semi di sesamo, i semi di girasole, che sono insieme anche una buona fonte di acidi grassi poliinsaturi. Anche i molluschi e i crostacei sono molto ricchi di arginina e proprio l'equilibrio dei grassi poliinsaturi è un altro fattore da tenere in considerazione, perché abbiamo detto un'altra classe di molecole che regola la pressione sanguigna sono gli eicosanoidi, che sono prodotti a partire dagli acidi grassi poliinsaturi, le prostacicline che sono vasodilatatrici e i trombossani che sono al contrario vasocostrittori. Ciò che determina la forza ipertensiva o antipertensiva del mix di eicosanoidi prodotto è il rapporto tra grassi della serie omega 3 e quelli omega 6. Nella dieta di molte persone questo rapporto pende il più delle volte troppo a favore degli omega 6 e questo va a svantaggio della pressione sanguigna. Inoltre anche un eccessivo apporto di grassi saturi e grassi trans, in quanto promuove ipercolesterolemia e quel processo di disfunzione endoteliale e formazione di placche aterosclerotica che aumenta il rischio di ipertensione, perché le arterie diventano più rigide, meno elastiche, quindi meno in grado di dilatarsi per far scendere la pressione quando è troppo alta. Se volete più dettagli su come ottenere un corretto equilibrio dei grassi nella dieta e bilanciare omega 3 e omega 6, vi rimando a quest'altro video che abbiamo dedicato specificamente all'argomento. Sempre per evitare disfunzione endoteliale aterosclerosi è altrettanto importante evitare l'eccesso di picchi di insulina e quindi di alimenti ad alto indice glicemico come i carboidrati raffinati e gli alimenti ricchi di zuccheri aggiunti. Fra l'altro l'insulina ha un effetto ipertensivo per una molteplicità di ragioni, non solo per l'irrigidimento delle arterie, ma anche ad esempio aumenta il riassorbimento del sodio e promuove la produzione di alcuni trombossani. Quindi evitare l'eccesso di picchi glicemici ha un effetto positivo anche in questo senso. Negli Stati Uniti il National Institute of Health ha messo a punto un modello dietetico che riassume molto efficacemente tutti i fattori che abbiamo esaminato finora, si chiama DASH, un acronimo che sta per approcci dietetici per fermare l'ipertensione. La dieta DASH pone ovviamente l'accento sull'uso limitato del sale e alimenti salati, ma anche sul controllo dei grassi saturi e del carico glicemico, sull'uso moderato di proteine animali, di preferenza magre, e sull'abbondante uso di frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, frutta secca, semi oleosi. Vi dà indicazioni e molti suggerimenti pratici per aiutarvi ad adottare questo modello alimentare nella pratica quotidiana, vi dà alcuni esempi di menù e poi di fatto null'altro è se non una normale dieta equilibrata che si potrebbe tranquillamente raccomandare a chiunque. Potete trovare tutto il materiale relativo alla dieta DASH gratuitamente sul sito internet dello United States National Institute of Health, basta che cercate su un motore di ricerca oppure andate su www.spaziosfera.com e vi ho messo io direttamente il link. Io però voglio porre l'accento su ancora un paio di elementi importantissimi quando si tratta di controllare la pressione. Il primo è l'obesità e il sovrappeso. Questi sono fortemente associati ad ipertensione per diverse ragioni, una delle quali è che aumenta la lunghezza
dei vasi sanguigni per irrorare tutto quel tessuto adiposo in eccesso e quindi è necessario aumentare la pressione per pompare il sangue in tutti questi vasi sanguigni extra. Quindi, se si è sovrappeso, controllare il peso è il primo obiettivo in assoluto anche per tenere sotto controllo la pressione del sangue prima ancora di andare a pensare al sale o agli omega 3, perché il singolo provvedimento che vi permetterà di controllare l'ipertensione in modo più significativo sarà riportare il peso sotto controllo. Secondo elemento è l'esercizio fisico. Indipendentemente dall'effetto sul peso, l'attività fisica aerobica, che lo ricordo sempre, è anche semplicemente camminare a passo sostenuto, ha un marcato effetto antiipertensivo, per cui se siamo sedentari, scegliere uno stile di vita più attivo è un altro obiettivo assolutamente prioritario anche per il controllo della pressione. Una nota di cautela anche su due comportamenti non salutari che sono l'eccessivo consumo di alcol e il fumo. Entrambi questi comportamenti, insieme a tutti gli altri pasticci che combinano, determinano anche un innalzamento della pressione del sangue, per cui smettere di fumare ed evitare l'abuso di alcolici sono certamente altri due provvedimenti chiave nel controllo dell'ipertensione sanguigna. Per finire, ci sono alcuni alimenti che hanno un'azione direttamente ipertensiva e quindi ovviamente vanno consumati con moderazione dalle persone ipertese. Si tratta della liquirizia e delle bevande nervine come caffè, tè, guaranà ed energy drinks. Quindi, per riassumere quello che abbiamo detto oggi, quali sono i provvedimenti di stile di vita alimentari per cercare di abbassare la pressione del sangue se è troppo elevata? Primo, controllare lo stress e praticare regolarmente tecniche di rilassamento. Secondo, se si è sovrappeso, controllare il peso. Terzo, se si è sedentari, aumentare l'attività fisica. Quarto, se si fuma o si abusa di alcolici, smettere. Quinto, ridurre l'utilizzo di sale e soprattutto imparare a riconoscere gli alimenti dove il sodio è nascosto e limitarli il più possibile. Sesto, incrementare il consumo di frutta, verdura, frutta secca e semioleosi per recuperare potassio, calcio, magnesio e arginina. E settimo, insieme a tutto questo, una dieta salutare in generale con un buon equilibrio dei grassi, abbastanza omega 3, pochi grassi saturi, zuccheri aggiunti e cereali raffinati. Infine, ottavo, evitare quegli alimenti direttamente ipertensivi, quali la liquirizia, l'abuso di caffè, tè, guaranà. E con questo mi fermo, non senza prima ricordarvi l'indirizzo email per scrivere a questo podcast che è veryfood@spaziosfera.com e poi ancora ovviamente vi raccomando, vita quieta, mente lieta e moderata, dieta tutto chiaro. Very food.